Sta parlando il leader del Movimento 5 Stelle, Di Maio, sentiamo a Milano. Dovrà richiamare e chiedere chiarimenti. Ma guardi, per me possono convocare anche l'ONU, possono convocare chi vogliono. Per me è solo un passo in avanti se si fa luce su queste insinuazioni. Però finché non si fa luce e finché non si mettono non si mette la verità sul piatto, le prove soprattutto, fino a quel momento la smettano di utilizzare queste scuse ridicole per giustificare il fatto che l'attuale partito di governo ha perso tutte le elezioni negli ultimi 3 anni. Senta, domani a Como c'è questa manifestazione, 5 Stelle ci saranno o non ci saranno? Ma noi abbiamo sempre detto che il Movimento 5 Stelle è antifascista perché la Costituzione è antifascista. Quella manifestazione è stata una strumentalizzazione del Partito Democratico, ma il fatto è un fatto che noi sentiamo, il fatto di cronaca che riguarda i fatti di Como, e su quello noi abbiamo già espresso la nostra condanna, ma non c'è bisogno di partecipare a quella manifestazione. Sappiamo benissimo che questa nostra Repubblica è una Repubblica che rigetta qualsiasi rigurgito fascista. Ma tornando alla notizia, le dicevo prima, ma cos'è questa paura della vittoria del Movimento 5 Stelle? Sono fake news, le famose fake news che vengono messe in giro sull'aiuto che la Russia potrebbe dare? Guardi, per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle è una fake news. Poi, se loro hanno delle prove contrarie, ce le facciano vedere. Convochino chi vogliono, per me va benissimo. Fino a quel momento però la smettano con queste insinuazioni e prima di tutto non chiedano aiuto a Biden per fargli dire che hanno perso il referendum a causa di Putin. A me fa ridere questa storia, non so voi. Governare, però sembra che Berlusconi si stia bene attrezzando per tenere aperte più strade. La Lega, ma anche un Calenda, dicono indiscrezioni di stampa, forse lui sta lavorando sui numeri e a questo punto voi siete così sicuri che i vostri numeri basteranno? Guardi, il fatto di Calenda, la notizia che Silvio Berlusconi stia pensando a Calenda come candidato premier o come premier, dimostra quanto inutili siano queste coalizioni. Cioè, gli elettori sono qui in Lombardia, gli elettori della Lega votano Lega perché magari credono che la Lega li difenda da trattati internazionali che stanno distruggendo l'agricoltura, che stanno distruggendo i nostri artigiani, e poi si ritrovano premier Calenda che è quello che sostiene i trattati che stanno massacrando i nostri artigiani e la nostra agricoltura. Quindi anche su questo badiamo bene quando pensiamo a queste coalizioni, all'utilità di queste coalizioni. Sono solo delle ammucchiate in cui poi alla fine, come in tutti questi anni abbiamo visto, votavamo Berlusconi e ci ritrovavamo Monti, votavamo Bersani e ci ritrovavamo Letta. Noi corriamo da soli anche per questo, per semplificare l'offerta politica e dire ai cittadini: abbiamo un candidato premier, avremo una squadra di ministri, quella sarà senza sorprese, senza votare a scatola chiusa. Beh, la legge elettorale sarà un po' difficile, però si dice, trovare una maggioranza che sostenga un governo. Come si può fare? Prima di tutto si vincono queste elezioni, e noi vinceremo queste elezioni se saremo la prima forza politica del paese, impedendo a Forza Italia e PD di fare 51% dei seggi in Parlamento, perché le coalizioni sgregheranno il giorno dopo. La Lega, come ha abbandonato Berlusconi in Sicilia, lo farà ancora. Il centro-sinistra si è sfaldato in partenza. Noi, come prima forza politica, impedendo quindi di fare 51% all'inciucio PD Berlusconi, chiederemo l'incarico di governo e chiederemo a quelle forze politiche, con le consultazioni, di darci la fiducia e iniziare a lavorare. Senta, prima di lasciarla, è vero che vi state, diciamo, state rivalutando la questione europea, vi state riposizionando? Ma io ho letto stamattina una notizia sul gruppo con Macron, non c'è nessuna trattativa in atto e tantomeno in questo momento stiamo pensando al gruppo europeo. Adesso si pensa a marzo, alle elezioni del 2018, per mandare a casa una classe politica che in questi anni ha fatto soltanto del male a questo paese. Grazie.